Ma si può. No, io dico, ma si può. No, non si può. Come può un comune ricorrere? Poi vi dico chi è il comune. Ricorrere contro un cittadino che attraverso un giudice è riuscito a farsi annullare 146, anzi 145 di 146 multe. Per essere entrato in area C, in area B con la macchina Euro 5. Brutto cattivone che non sei altro. Sei entrato con una macchina di 6-7 anni fa in area B, che è il confine dell'area B è grande come la provincia di Padova. Guarda. Che se solo respiro un granello del tuo diesel, mi incazzo. Perché io, politico, diciamo, di quella città lì, voglio, il mio sogno è che tutti vadano in giro in bici, con la scritta No Oil dietro, e se hanno da portare alla nonna, se hanno da fare la spesa. Se hanno due bambini, se li vedo e se li becco, mi incazzo. Perché io voglio che questa città sia abitata solo da ciclisti e da pedoni. Macchine, Quindi chi se ne frega se tu devi portare a spasso tuo figlio? Portalo in Brianza. Chi se ne frega se devi portare la nonna a trovare una sua amica o deve andarsi a fare una visita in centro a Milano? Cazzi tuoi, paghi l'area C. In area B non ci entri se hai l'Euro 4, paghi una multa micidiale, capito? Ti prendi con la nonna la metropolitana, se no chiami un taxi. Quindi nonna, niente visita, bambino deve andare a giocare nel Monza, se vuole andare a giocare nell'Inter non può. Poi, se hai figli da portare a scuola in centro a Milano, lascia perdere, se lavori a Milano. Ancora peggio, devi parcheggiare a non so dove, devi prendere la metropolitana, che tra l'altro è, dovete sapere, la metropolitana è il luogo più inquinato di Milano. È vero, tutte le polveri si ingrumano lì sotto e c'è una concentrazione di polveri allucinante. Cioè mezz'ora in metropolitana vale come 7 ore nel traffico di Milano. Ebbene sì. Grandissima notizia, però in realtà è questo. Funziona così, perché le polveri sono tutte lì sotto, sotto non ci piove, lavare è difficilissimo, e quindi tutta la polvere si ingruma, come si dice in Veneto, e te la respiri tu. Che fai l'eco chic, che viaggi coi mezzi, e però dopo che ti hanno rubato il portafoglio, dopo che ti hanno rubato la catenina, dopo che, dopo che se sei anche una bella figa, magari ci hanno pure provato, e niente. Arrivi al lavoro distrutto, devastato, senza niente, mutande. In più, dopo quei polmoni inquinati del PM10, che tra l'altro per metà dati ARPA si forma 40%, un po' di più, si forma in modo naturale. Ma lasciamo perdere. Però insomma, tutto lì. E tu devi andare in metro. E beccarti la polvere che c'è in mezzo. Comunque, detto questo, una volta che hai fatto tutto, allora puoi, dopo aver abbandonato l'auto dove ti rubano nel parcheggio, una volta ti rubavano l'autoradio, adesso ti rubano quello che, le tre monete che c'hai. Poi con quei 3 euro che ti hanno rubato, li mettono insieme, che sono sempre quelli che ti chiedono i soldi per il biglietto perché non gli manca 1 euro. Sempre quelli lì sono. Ti fottono i 2 euro che ci sono lì nel cassettino. Maledetti, cazzo. Fa 1.000 euro di danni in un secondo. Sembra che non è una BMW, che allora ti fottono pure il volante e il navigatore. Dopo tutto questo, arrivi al lavoro distrutto, il capo ti incula. Quindi torni a casa, derubato, violentato, inquinato. Arrivi di nuovo, torni indietro, non c'è più mezza macchina. Però devi essere felice perché hai contribuito a rendere bella la città di Milano. Hai capito? C'è il genio.
con queste che vanno in giro in biciclettina Noil. Mamma, concorso Buenos Aires che ormai è diventata larga così. Solo bici. Mamma mia, che mondo. Ma io tra l'altro la bici la adoro, è un mezzo bellissimo. C'ho anche corso in bici tanti anni, bellissimo, un mezzo straordinario. Però bisogna sempre fare una differenza tra quello che è l'uso della bici, cioè ogni mezzo ha un uso, okay? È stato inventato per essere utilizzato in un certo modo. Quindi con la bicicletta ci puoi fare tranquillamente il giro del quartiere, ci puoi andare in centro, ci puoi fare se vuoi dello sport, puoi fare quello che vuoi. Però da lì a pensare che diventi il mezzo della tua famiglia, l'automobile l'hanno inventata nel 1886 per consentire alle persone di muoversi, diciamo, lasciando a casa la bicicletta. È stata immatricolata da uno Stato, si pagano sopra le tasse, si paga l'assicurazione, si paga tutto, si contribuisce in ogni modo, anche con le accise sulla benzina, per utilizzarla, non per lasciarla a casa perché c'è il sindaco eco chic che non te fa andare in centro. Se devi andare in centro con la macchina ci devi andare, proprio perché pago tutte queste tasse e ho la necessità di interagire con la mia città nel miglior modo possibile, per, anche per quanto mi riguarda. Se ho la nonna col piede rotto che non cammina, come faccio a portarla a fare una visita in metropolitana? Secondo questi devo prendere il taxi, spendere 50 euro di taxi? Il taxi non inquina, però, che sono macchine dell'82. Sono queste le robe che fanno infuriare, veramente fanno infuriare queste robe. Comunque, detto questo, c'è, diciamo, da sviluppare, c'è da sviluppare discorsi, ecco. Però quello di cui sono felice è che questa signora fortunatamente è riuscita a farsi togliere 145 multe, ma il comune di Milano ha deciso di fare ricorso, e questa secondo me è la follia più totale. Ma ti rendi conto? Com'è possibile che un comune sia così perfido da fare anche ricorso a fronte di un cittadino che l'ha fatta franca? Perché il giudice ha detto, ha accettato la buona fede della signora, che giustamente non sapeva che la macchina che gli ha dato suo marito, ha detto vai, che fosse Euro 5 e che non potesse entrare nell'area C. Nell'area B, anzi, magari area C, nell'area B. Quindi questa è passata 2000 volte. Ma perché non lo sapeva? Ma è impossibile sapere tutte le regole che governano una città come quella lì. Io stesso, che sono di fuori, quando arrivo a Milano sono veramente in difficoltà. Posso? Non posso? Madonna, forse ho preso la multa. Ma con questa macchina posso passare di là, con questa posso passare di lì. Cioè, è follia. È follia. È talmente tanto lo stress che ti genera quella roba lì, che, secondo me, è peggio dell'inquinamento che provoca quella macchina lì passando. Questo è l'assurdo. Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'area B, dell'area C, che dovrebbe chiamarsi congestion charge. Allora mi starebbe anche bene. Mi dici, guarda, sono un comune un po' ragnetto, non sono capace di tirare su soldi in altro modo se non quello di inculare chi viene da fuori, chi ci abita, eccetera. Quindi datemi sti soldi, ti li rapino, eccetera. Ma pensare di legare questa roba qui al minor inquinamento è la cazzata più grande che si possa fare, oggettivamente. Cioè, devi essere proprio non lo so, non so neanche come definire uno che pensa che non facendo entrare un certo tipo di macchine si inquina meno. Anche perché poi la città è già molto migliorata da un punto di vista di inquinamento. Se andate a vedere le colonnine degli anni 70, il PM10 era 400, adesso invece è a 50, anzi quando è a 51 mi vuoi uccidere. In realtà è una cazzata, era 400, ma perché c'erano i riscaldamenti a gasolio, hai capito? Riscaldamento a gasolio, adesso stanno sparendo, adesso li stanno iniziando a togliere, adesso ti rendi conto? Adesso stanno iniziando a togliere i riscaldamenti a gasolio. Nel nostro palazzo in via Melzo l'hanno tolto un anno fa, due anni fa, e quello era puro PM10, era pure polvere, puro inquinamento. Macchine contano, ma contano molto meno, e soprattutto hanno tutta una serie di sistemi il cui funzionamento non è tritare il PM10 in due mezzo ed espellerlo, ma è trasformare un quantitativo di polvere in
in altri elementi infinitamente meno inquinanti e meno impattanti. Andate a vedere come funziona un FAP e capirete molte cose. Non c'è il cinese dentro che trita ed emette. C'è della roba che fa cose. Vabbè, fatemi sapere. Comunque viva la signora. 145 multe annullate. Tiè. E ci vediamo presto su questo canale, spero.